rosa e il bambino. Un milione di anni fa, oltre il mare, oltre il cielo, nelle terre del gran gelo, una rosa sbocciò nella bufera. Era una rosa eterna, di quelle che non muoiono mai. Un brutto giorno, però, arrivò la perfida strega del lungo inverno e, vedendola così bella e colorata, anche in mezzo al ghiaccio, ne fu gelosa, si arrabbiò ed esclamò a gran voce: «Ghiaccerò l'universo intero, finché un dolce cuore questo fiore non sfiorerà. In questo mondo così egoista e frenetico non si troverà nessuno capace di amar veramente». E così fece. Ben presto tutte le terre divennero ghiaccio, bianche e gelide. Un cavaliere misterioso, venuto a conoscenza del segreto della rosa, si mise in viaggio con il suo cavallo per informare gli abitanti della terra dell'incantesimo che la strega del lungo inverno aveva lanciato sull'universo. «È stata la strega del lungo inverno a ridurre così il nostro mondo! Solo un cuore buono, puro e pieno d'amore potrà spezzare l'incantesimo, prendendosi cura della rosa eterna che si trova nelle terre del gran gelo!» «Chi avrebbe avuto il coraggio di affrontare un viaggio così pericoloso che riportare i colori della vita nell'intero universo?» Partirono i primi volontari. «Io andrò dalla rosa e porterò un forziere colmo di denari. Sicuramente la rosa lo accetterà e l'incantesimo sarà spezzato.» Così fece, ma il suo non si rivelò un gesto di generosità, perché non diede tutti i suoi averi. Ne aveva ancora molti nei suoi sotterranei. La rosa lo vide arrivare, ma capì che il suo cuore era avaro e non avrebbe potuto far niente per spezzare l'incantesimo. E infatti se ne tornò da dove era venuto senza aver sciolto nulla. La bella signora si mise in viaggio. «Io sono bella come la rosa, con i miei capelli color dell'aurora. Sicuramente anche il mio cuore sarà bello e puro come me e riuscirò a spezzare l'incantesimo.» Quando la bella signora arrivò vicino alla rosa, vide le spine. «Oh no, non sapevo che la rosa avesse tutte queste spine. Mi rovina le mie mani, così delicate.» E scappò infettolita. Il cavaliere continuava a girare per le strade del mondo, sperando che qualcuno ascoltasse le sue parole e andasse dalla rosa a togliere l'incantesimo. Anche il grande mago girava nel cielo con il suo drago e gridava dall'alto per farsi sentire: «Serve l'amore che scalda i cuori! Brillano le stelle, ma solo il sole è come l'amore che scalderà!» Un giorno, mentre giocava nella neve, un bambino fu attirato da una macchia colorata dentro un giardino di ghiaccio. Si avvicinò e vide la rosa infreddolita. Che bella che sei! Sei tu la rosa eterna di cui tutti parlano? Mi sembri triste e infreddolita, ti scaldo un po' con le mie mani.» Per non rovinarla, l'accarezzò dolcemente con le sue calde dita e, come per incanto, tutto ciò che lo circondava cominciò a colorarsi e a prendere vita. In pochi secondi il ghiaccio si sciolse in tutto l'universo. Un gesto di tenerezza e d'amore aveva spezzato l'incantesimo e aveva trasformato il mondo. Non solo erano riapparsi i colori, ma anche nel cuore delle persone qualcosa era cambiato. Tutti compresero che il vero amore è l'essenza della vita.